Pace e bene a tutti. Come va la sveglia del mattino? Le occhiaie iniziano ad esserci, no? Beh, pronti a questo nuovo giorno e tuffiamoci nel frutto che meditiamo oggi, che è la pace. Ecco, stiamo parlando di frutti dello spirito, cioè di condizioni che crescono in noi nel tempo, frutto dell'opera, della presenza in noi di Dio e del nostro impegno. E oggi parliamo di qualcosa di splendido, della pace. E per pace intendiamo una condizione stabile dell'animo, la pacificazione del cuore. Per capire di che cosa stiamo parlando, partiamo proprio dalle parole di Gesù. Gesù dice: io vi do la pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Quindi c'è una sorta di pace che dà il mondo, che oggi c'è, domani ti saluta, e c'è una pace vera e profonda che invece ci dà Cristo. Qual è la differenza? Allora, cerchiamo un po' di capire. Il termine pace che viene usato in greco è eirene. Nel mondo greco la pace era intesa come assenza di guerra, cioè non era una condizione interiore. C'era pace quando non si era in guerra. Ora, noi tante volte pensiamo che questa sia la pace, cioè pensiamo che la pace sia l'assenza di problemi. E vi domando, quando è che nella vita non si hanno problemi? Forse ci sono dei periodi più tranquilli, ma un problema arriva sempre. Da quelli più piccoli quotidiani, che so, ti si rompe la caldaia, ti si buca la ruota la macchina, hai problemi un po' più seri, non so, un conflitto, un litigio, a quelli più seri ancora, una malattia, insomma, problemi ce n'è sempre. Qual è il problema? Che tanti di noi invece inseguono questo tipo di pace, cioè non avere problemi. E questo ci porta a vivere male, ci porta a vivere di paci finte. Ti faccio un paio di esempi per capire. Se il mio obiettivo è non avere problemi, per esempio, io potrò vivere relazioni ipocrite, perché rinuncio a dirti la verità, perché così almeno nessuno ha problemi. E quindi io non dico niente a te, tu non dici niente a me, mettiamo una pezza sopra, tipo mettiamo una coperta sul fosso, prima o poi qualcuno ci passa. Poi potremmo anche pensare, se il mio obiettivo è pace uguale non avere assolutamente problemi, potremmo anche pensare o sopprimere ogni problema quelle famiglie dove c'è un clima di terrore. Ad esempio, solitamente nei maschietti, versione Terminator, padre padrone, che appena c'è un minimo di discussione alzo la voce, batto pugni, sperando solo contro il tavolo, così almeno nessuno dice niente. Ma quella non è vera pace, è pace fondata sul terrore, non c'è libertà. O pensate anche nei nostri territori, se c'è, non so, i negozianti che ancora sono in territori dove viene chiesto il pizzo, tu stai tranquillo se stai alle nostre condizioni, ma quella non è vera pace, è pace nell'ingiustizia. E se uno non si incammina per risolvere la cosa anche con delle denunce, continuerà ad esserci una pace falsa. Capite? Noi possiamo cercare e vivere di tante paci fasulle, ipocrite, non piene. Capite? Gesù ci dice, questa è la pace che dà il mondo, io ve ne do un'altra, che è una pace che tu puoi avere in te non solo quando non ci sono i problemi, ma anche in mezzo ai problemi, qualcosa di molto più grande, per quello è un frutto dello spirito. Allora, come possiamo noi custodire, avere questa pace del cuore? Perché richiede anche una vigilanza sulla nostra interiorità. Allora, guardando a Gesù, che è la fonte di questa pace, guardando la sua vita, noi possiamo prendere da lui qualcosa. Visto che Dio si è fatto uomo, possiamo imparare da lui. Ora, pensiamo al nostro Signore Gesù, si è fatto uomo, ma lui da uomo come ha fatto a custodire questa pace? Potremmo dire che la sua pace sia alimentata da un certo modo di relazionarsi con il Padre e con gli altri. Cioè lui nei confronti del Padre ha vissuto da figlio, nei confronti degli altri da fratello, cioè ci ha sempre guardati come amici, mai come nemici. Cerchiamo di capire questi due punti e andremo a concretizzare. Cosa vuol dire che Gesù ha vissuto da figlio di Dio? Quindi per me cosa vuol dire che trovo pace se vivo da figlio? Almeno tre piccole cose. La prima, vivere da figlio vuol dire sapere che tuo padre ti ama sempre e comunque ed è sempre con te. E vivi di questo amore e lo alimenti in una relazione profonda con lui. Quando noi parliamo di amore di Dio, io temo sempre che molti di voi pensino ad aria fritta, pensino a roba da preti, pensino a qualcosa che al massimo è uno sfarfallio del cuore e finita là. No, io parlo di qualcosa di radicale, di profondo. Voi sapete che già nella vita l'amore non è sfarfallio del cuore, è una realtà capace di cambiare la vita di una persona, se c'è o meno.
Quando parlo di amore di Dio, parlo di una realtà profonda, che è la presenza di Dio in te e della sua parola che cambia il tuo cuore. Vi faccio una domanda sola e la rivolgo soprattutto a chi non cammina di solito con Gesù, ma è per tutti. Quanti di voi accettano pienamente se stessi? Quanti di voi accettano pienamente se stessi, quindi vuol dire il mio corpo, le mie capacità? Quanti accettano pienamente la propria storia? Quanti possono dire di essere grati per tutto ciò che è stato, che si sono riconciliati con i propri errori, che guardano alla propria vita in una maniera serena? Forse non tanti, io spererei di sì, ma forse non è così. In fondo noi per arrivare a questo siamo chiamati a fare un viaggio interiore, a rivedere certe cose, a rileggere e a riscoprire le fragilità come risorse, come realtà che fanno parte di noi, a riscoprire gli errori come scuole di apprendimento. Insomma, c'è un cammino profondo, però si arriva a un punto che se cerchiamo di risolvere col moralismo non andiamo da nessuna parte. Devi amarti. E perché dovrei? Io non mi amo, io non mi sento amabile, io ce l'ho con me, non posso partire da me. Io per scoprirmi amabile ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire tale. Ma anche qualcuno che mi fa sentire tale non è mai abbastanza grande da essere più grande di ciò che io sento dentro di me, di quel faraone interiore che magari mi dice tu non vai bene, tu hai fallito. Io ho bisogno di scoprirmi e sentirmi amato da colui che è più grande del mio cuore, della mia coscienza. E questo qualcuno è soltanto colui che mi ha amato e creato. E per alimentare in me quest'amore io ho bisogno di camminare con lui, di meditare la sua parola, che se impariamo a custodire cambia i nostri cuori, perché Dio nella sua parola, ad esempio, rivolge parole splendide a ognuno di noi, ci dice tu sei prezioso ai miei occhi, tu sei degno di stima, per questo io ti amo. Allora solo se espongo la mia vita al suo amore posso veramente iniziare a guardarmi in modo nuovo. Secondo punto, Gesù vive da figlio perché si fida profondamente del Padre, in tutto e per tutto. Sapete qual è un dramma per cui tanti di noi non hanno pace? È perché vivono un po' come Atlante, era un mito greco, quest'uomo che portava il mondo sulle sue spalle. Tanti di noi soffrono e fanno soffrire perché pensano che la vita sia solo sulle loro spalle. Guardate, a volte noi affrontiamo problemi seri, vi faccio un esempio, chi ha un problema lavorativo è una cosa seria, è chiaro che non ti tiene la mente libera, però c'è un punto, dopo che tu hai fatto tutto quello che potevi, dopo che hai cercato, dopo che ti sei dato da fare, ti rendi conto che a un certo punto c'è qualcosa che in quel momento ti supera, magari non è facilmente risolvibile, e dove poggi il tuo cuore? Non puoi stare agganciato sempre lì e disperarti, ti rovini tu e rovini la vita di chi hai vicino. Allora c'è un passo della scrittura che dice grande pace per chi confida in te. Imparare ad affidare i nostri pesi concretamente a colui che è più grande delle situazioni difficili e serie che noi affrontiamo. Ricordo un ragazzo, padre di famiglia, giovane, con un figlio giovane, che al lavoro fu costretto a mentire per vendere. Lui si rifiutò, si ribellò, dice io non posso per coscienza, sono cristiano. Preferì perdere il lavoro piuttosto che andare contro la sua coscienza e disse Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio e tutto vi sarà dato in sovrappiù, io mi fido. E disse per 2 anni ho faticato a trovare lavoro ma la provvidenza di mio padre non mi ha mai lasciato. Allora la domanda è tu dove poggi il tuo cuore quando affronti cose più grandi di te? Secondo esempio molto concreto, la sofferenza. Non parlo, miei cari, del dolore fisico, quello fa male. E non parlo neanche di quelle sofferenze assurde, sterili, che ci procuriamo noi, tipo quando soffri la crisi d'astinenza che tu stesso ti sei causato per i tuoi vizi. Parlo di quelle sofferenze che la vita ti presenta davanti e che devi attraversare. Esempio chiaro, una malattia, che tu combatterai con tutto il cuore per custodire la vita, ma che intanto sei chiamato ad attraversare. Cioè c'è un non senso che arriva nella tua vita. Tu dove vai a cercare il senso di quello che vivi? Dove poggi il tuo cuore? Voglio farvi un esempio con un'immagine molto bella che amava fare Don Tonino Bello. Scusate un attimo. Lo vedete tutti? È un crocifisso, giusto? Bene, Don Tonino diceva, vedete questo crocifisso da una parte è Gesù, ma di qua è vuoto. Diceva, a volte la sofferenza è così, arriva e bussa alla porta della tua vita,
che cosa fai? O la rifiuti, o diciamo la accetti passivamente, così è andata. Oppure hai il coraggio di salire su questa croce, cioè hai il coraggio di dire il tuo sì con Cristo. Se hai il coraggio di salirci, di abbracciarla, scopri che Dio non è lontano da te, è dietro di te, è con te, è in te. E con te sa trasformare quella sofferenza in una via di salvezza, sa riempire della sua presenza anche quei luoghi più bui dove ti senti più solo. E scopri una cosa, che se offri non soffri, che non vuol dire che non avrai dolore, ma che quella sofferenza in lui trova senso e che con lui nella sofferenza trovi la forza per affrontarla. Capite? È qualcosa di serio che cambia la nostra vita, che dà pace profonda ai nostri cuori, ma solo se c'è lui. Terzo punto, me lo tengo qua vicino. Gesù vive da figlio perché in tutto e per tutto fa la volontà del Padre, cioè vive tutto in comunione col Padre, cioè vive secondo la parola di suo Padre, secondo la parola di Dio, cioè, sto cercando di tradurvela in tutti i modi, cerca in tutto ciò che è il vero bene. Cosa vi voglio dire? Che a volte la nostra vita è attraversata da una inquietudine, più o meno intensa. A volte dovremmo ascoltare le nostre inquietudini, perché forse ci danno un grande servizio, ci dicono che qualcosa non va, qualcosa è fuori posto, non siamo innestati come dove Dio vorrebbe. A volte portiamo avanti relazioni assurde, a volte non seguiamo ciò che sentiamo sia davvero la nostra strada. A volte, anziché chiedere a Dio quale sia il suo disegno su di noi, pensiamo di improvvisarci. A volte l'inquietudine è come la spia della benzina, lampeggia perché ti sta dicendo manca qualcosa. Questo vuol dire vivere da figli, sapersi amati e amare, sapersi fidare, saper cercare in tutto ciò che vuole nostro Padre. Faustino, mio confratello, quando ancora non aveva incontrato Gesù, lui ha iniziato il cammino di conversione a 32 anni, era inquieto profondamente e sua sorella gli scrisse una dedica su un libro. Gli disse: Fausto, all'infuori dei piani di Dio non esiste che inquietudine e disperazione. Cosa vi voglio dire? Se siamo fuori da questo rapporto vitale con lui, se non siamo al nostro posto, se non stiamo facendo la sua volontà, c'è qualcosa che non va, non c'è la pace, e non perché lui è cattivo, ma perché se tu fai come un rametto che si vuole staccare dal tronco, è inutile che ti lamenti che non c'è la linfa, prova ad attaccarti meglio a lui. Semplice. Imparare che la fede cristiana non è solo mandare bacetti al tabernacolo, ma è vivere il Vangelo, lasciarsi guidare da nostro Padre, vivere da figli di Dio. Imparare l'arte di amare, chiamatela come volete, ma è qualcosa di concreto. Ultimo punto, Gesù vive e da lì attinge, da questo rapporto con il Padre che vive da figlio, e seconda cosa, vive un rapporto con gli altri da fratello. Qui vi chiedo gli ultimi 3 minuti di sforzo, ce la fate a seguirmi? Perché parliamo di un'altra cosa decisiva che sono sicuro che toglie la pace a tanti di voi. Cosa vuol dire vivere il rapporto con gli altri da fratello? Cioè vuol dire, tocco solo questo, guardare agli altri sempre come amici e mai come nemici. Provo a spiegare. C'è un passo nella scrittura, tratto dalla lettera agli Efesini, che dice così, che Gesù Cristo è venuto a battere il muro di separazione che ci divideva, che è l'inimicizia. Ora, pensate a una situazione di contrasto. Due persone litigano, si crea un muro. Quel muro si abbatte nel momento in cui le due persone si vanno incontro. Però c'è un altro muro, miei cari, che è più serio, che è quello che c'è nel tuo cuore. Io posso anche andare incontro a una persona, posso fare tutti i sorrisi formato mentadent che voglio, ma se dentro il mio cuore non ho risolto l'inimicizia che ho, io la pace non l'avrò mai. Allora, cosa vuol dire questo? Che io sono chiamato con Cristo a fare un viaggio nel mio cuore, e a fare i conti con i miei sentimenti più profondi. Noi tante volte ci fermiamo a un giudizio morale sui nostri sentimenti, cioè non dovrei provare questa cosa, non dovrei fare così, ma il fatto è che quella cosa ce l'hai, magari da anni, e non l'hai ancora risolta. Perché? Perché ti stai fermando a un giudizio morale su ciò che senti e non sei andato fino in fondo a ciò che senti
attraversandolo con Cristo. Che vuol dire? Faccio un esempio. Una persona mi ha fatto del male, un torto. Io continuo a rimuginare su quel torto e cresce in me il rancore. Provo a pensare di non doverlo pensare, ma quel rancore resta. Altro è se tu inizi a fare i conti seriamente con ciò che è nel cuore e quindi ti fermi, in preghiera inizi a pensare, ok, io ce l'ho con questa persona, quindi ho un problema. Ce l'ho perché mi ha fatto questa cosa e inizio ad essere vero, concreto, reale con me stesso. Quindi passo avanti. Ok, ma questa persona perché mi ha fatto così? Ma forse non se ne è reso conto. Ma forse chi è che ho davanti? Dove arriva questa persona? Inizi a dilatare il cuore, a pensare che dietro l'azione c'è una persona. E magari arriverai a un bivio. Cioè davanti a Dio ti potrei chiedere, e ora che faccio? Continuo ad avercela con questa persona o mi apro al perdono? Cioè in nome di Cristo, sapendomi amato e perdonato da Lui, lascio andare il risentimento? Guardate che tanti di noi non hanno pace perché non fanno i conti con i loro sentimenti e ultimo, con i loro pensieri. Non abbiamo imparato a vigilare sui nostri pensieri. Siamo in balia come una televisione impazzita di tutto quello che ci passa e anziché discriminare, distinguere, stoppare, tagliare con i pensieri distorti, li coltiviamo tranquillamente noi e poi ci chiediamo, ma com'è che io non ho pace? Concludo con una storia. C'era una volta un anziano seduto alle porte di un paesino. Una volta arrivò una persona che non aveva mai visto e si conobbero e l'anziano gli chiese, ma tu da dove vieni? Da un altro paese, voglio farmi una nuova vita. Ma com'era la gente al tuo paese? Dei disgraziati, dei farabutti, me ne sono andato apposta. E qui com'è la gente? E l'anziano gli disse, qua, dei disgraziati, guarda, un paese proprio, guarda, io sto qua da solo apposta. Il giorno dopo arriva un'altra persona, anche questo nuovo, dice, conosce quest'anziano, iniziano a chiacchierare, l'anziano gli chiede, ma tu da dove vieni? Da un paese, sai, vengo qui per cercare lavoro. Com'era il tuo paese? Ma brava gente, solo che purtroppo non c'era lavoro. E mi dica, qui come sono le persone? Splendide, meravigliose. Un ragazzino era lì, va da st'anziano e dice, scusi, ma giusto per capire, ma come fa a dire due cose letteralmente opposte a due persone nel giro di due giorni, solo per capire? Quest'anziano gli sorrise e gli disse, figlio mio, la gente tende a guardare gli altri in base a ciò che ha nel cuore. Se uno non è disposto a guardare gli altri con occhi nuovi, a che cosa gli può servire che io gli dica la verità delle cose? In fondo è una storia che ci può far riflettere e chiederci, ma con che occhi io sto guardando Dio, che ho accanto, la mia vita?